cartoni animati per i più piccoli. Gli amici di Masha stanno giocando al parco, fanno il salto della cavallina. Come sono bravi! Anche Lucy, bravissimi! Ecco che arriva la nostra Masha. Ciao ragazzi, cosa state facendo? Posso giocare insieme a voi? Sì, certo Masha, guarda, stiamo facendo il salto della cavallina. Ah, il salto della cavallina, che bello, sì, io lo faccio sempre. È molto divertente, Masha. Dai, prova anche tu. Ma no, non c'è bisogno di provare, io lo so già fare, lo faccio sempre. Non avrai mica paura, Masha. Guarda che non ti succede niente. Io paura? Ma figurarsi se ho paura. Guarda, Masha, guarda come sono brava. Opla! Visto? È semplicissimo. Ma lo so, Lucy, che è semplicissimo, lo faccio sempre. Guarda me, guarda me. Ole! Yuhu! Sì, sei veramente un campione del salto della cavallina. Bravo, bravo, bravo. E adesso tocca a me. Oh, salto sopra e poi risalto. Yuhu! Ah, sì, sì, sì. Dai, Masha, forza. Ora è il tuo turno. Dai, dai, fifona. Ehi, non dire che sono una fifona. Io faccio sempre di tutto. Faccio il salto della cavallina, mi arrampico sugli alberi. Ma piuttosto, perché non facciamo qualcosa di più divertente? Che ne so, potremmo... Dai, Masha, salta anche tu, forza! Ehi, Lucy, ti ho detto che adesso non mi va di saltare, voglio fare qualcos'altro. Allora, Masha, rincorrici e andiamo a casa da orso. Sì, ottima idea, andiamo da orso! Yuhu, andiamo da orso, andiamo da orso! Dai, Masha, vieni anche tu, forza! Va bene, arrivo, dai, andiamo a disturbare Orso, andiamo a disturbare Orso! Si arrabbierà tantissimo! Forza, ragazzi, venite, dai, dai, dai! Chiediamo a Orso di giocare con noi! Non credo che Orso avrà tanta voglia! È tranquillo e beato in giardino che annaffia i suoi fiori e le sue piante! Oh, non avrà di certo voglia di giocare con Masha e i suoi amici! Che belli i miei fiorellini! Oh, Masha! Ciao! Ciao, Orso! Ho portato qui i miei amici, vogliono tutti giocare con te! Dai, forza! Metti giù quell'annaffiatoio e gioca con noi! Dai, dai, dai! Vogliamo giocare a nascondino! Oppure giochiamo a rincorrerti! Oppure giochiamo a farti gli scherzi! Dai, ti prego, gioca con noi! Per favore, Orso! Oh, Masha, veramente avevo altri programmi per il pomeriggio. Vedi che sono impegnata. Potevi avvisarmi prima. Ma prima quando, Orso? Abbiamo deciso adesso. Dai, su, non fare l'orso barboso. Masha, per favore, dai, ho da fare, lasciami stare. Giocate tra di voi, giocate a nascondino, giocate da chiapparella, a mosca cieca. Però, per favore, lasciatemi in pace. Ragazzi, mi sa che non c'è niente da fare. Oh, quando fa così è proprio dispettoso. Allora, facciamo che adesso ho un piano. Allora, lo convinco in qualche modo. Sì, dai, Masha, convincilo, ti prego. È così divertente giocare con Orso. Non vi preoccupate. Ci penso io. Allora, dai, mi raccomando, Masha. Oh, ci hai detto che potevamo giocare con Orso. Ma sì, sì, Teddy, ora ci giochiamo con Orso, non ti preoccupare. Allora, devo soltanto trovare un modo. Sì, potrei fargli una promessa. E sì, gli farò una promessa. Dai, Masha, che abbiamo voglia di giocare con Orso. Dai, per favore, dai, sbrigati. Io intanto vado a nascondermi. Orso, adesso hai voglia di giocare con noi? Per favore, ti abbiamo lasciato stare per un po'. E va bene, giocheremo. Che cosa avete in mente? Giochiamo che... tu ti nascondi e non ti devi far trovare. Dai, facciamo così. Io mi devo nascondere, ma io sono grosso. Mi vedrete ovunque. Ma no, Orso, dai. Dai, se sarai bravo, noi non ti troveremo. Adesso noi andiamo a metterci da un'altra parte e tu ti devi nascondere. Sì, dai, Orso, dai, se non sicuro che riuscirai a nasconderti bene. Oh, i bambini intanto vanno a nascondersi, non devono vedere dove andrà a mettersi Orso.
Ah, chissà se lo troveranno, chissà, sono proprio curiosa, seguiamo tutta la scena. Il nostro orso si va a mettere dietro un albero grande. E effettivamente così nessuno sembra vederlo. Oh, io mi metto qua, spero proprio che non mi trovino, così mi lasciano in pace. La prima è Masha che deve cercare orso. Ah, guarda a destra e a sinistra. Chissà dove si è cacciato quell'orsacchiottone. Oh, guardiamo se arriva qualcuno. Io intanto mi nascondo da un'altra parte. E qui c'è anche Lucy, non si è accorta di orso. Ah, è proprio bravo quell'orsone, eh? Ah, nessuno l'ha ancora visto. Eccolo qua dietro altri alberi. Oh, ma l'ha visto Masha. Ehi, guarda che ti ho visto, orso. Oh, ci picchia. Devo nascondermi da un'altra parte. Ah, quel tontolone si è fatto beccare subito. Ma non lo dirò a nessuno, intanto si va a nascondere da un'altra parte. Allora mi posso mettere qua dietro? Sì, qua ci sono alberi, ci sono le siepi. Oh, nessuno mi troverà. Ah, chissà dove è andato orso. Ah, non mi vedono. Ecco di nuovo Masha che sta cercando orso. Chissà se lo trova. Adesso vi faccio uno scherzetto. Non mi avete trovato, adesso vi bagno tutti. No, orso antipatico. Mi hai bagnato tutto. Sì, anche me, non si fa così. Questo è uno scherzo proprio di pessimo gusto. Ma come? Non volevate giocare? Quando mi fate gli scherzi voi va bene, quando li faccio io no. Oh, orso, ma cosa hai combinato? Masha, ma che ho fatto di male? Ma come, cosa hai fatto di male, orso? Il gioco era un altro, tu dovevi nasconderti, non dovevamo trovarti. Vabbè, ho capito, ma io volevo fare uno scherzetto, voi me li fate sempre. E io non me la prendo mai. Cioè, a volte me la prendo, però vi perdono sempre. Ah, orso, uffa. Adesso sono arrabbiata con te. No, Masha, ti prego, dai. Volevo soltanto essere un po' burlone. Adesso mi faccio perdonare con Masha. Sì. Le do la sua marmellata preferita. Ecco qua, tieni, Masha, per farmi perdonare. E tu pensi che un po' di marmellata basti? Oh, no, certo che no. Ti do la marmellata. Adesso gliela faccio proprio pagare. Mi dai la marmellata e poi? E poi la TV tutta per te, a tua disposizione. Puoi guardare tutto quello che vuoi. Basta che mi perdoni. Ci devo pensare. Intanto guardo un programma che mi piace e poi ti farò sapere se ti ho perdonato. Ok? Sei stato un orso proprio cattivo. Oh, e io mi guardo la TV intanto. Alla fine l'ha sempre vinta lei. Uffa, per una volta che ho fatto uno scherzo io.